Salve e benvenuto al nostro amico libro che oggi vuole parlare di donne, soprattutto di donne. Partiamo da una celebre, giustamente famosissima, Saffo I Giardini di Saffo, Profumi e Aromi nella Grecia Antica di Giuseppe Squillace da Carocci. L'ambiente greco viene introdotto con il profumo di Ettore, quindi l'Iliade, l'Odissea, gli inni omerici. Ma poi archiloco, alceo ed ecco Saffo, a cui viene... Dedicato quel verso bellissimo, Ioplo cagna mellicomede Saffoi, Saffo divina dal dolce sorriso, dal profumo di viola, e ancora Senofane, Erodoto, la tragedia, la commedia, la filosofia, Socrate, Platone, Aristotele, fino all'Egitto dei Tolomei. E' quindi una storia di profumi e di giardini in cui viene inserita la nostra saffo di lesbo, da cui il termine lesbica che conosciamo. E sorvolando sulle belle composizioni che vengono portate a supporto di questa storia, di giardini e di profumi, veniamo a noi o alla nostra eroina. Vorrei davvero essere morta. Ella con molto pianto mi lasciava e mi diceva piangendo, è triste la nostra sorte. Saffo, come ti lascio a malincuore. Io risposi a lei così. Vai lieta, è sempre il ricordo serba di me. Tu sai quanto ti ho amata, tu non lo sai? Ricordarti voglio quello che tu obblii, quante gioie godemmo dolci e care, molte corone di viole, di crochi insieme e di rose, cingesti a me vicina alle tue chiome e ghirlandette intrecciate dei fiori di primavera ponesti intorno al collo delicato e tutto il corpo spargesti di abbondante brenteion, tratto dai fiori ad un guento regale, basileion, e sopra molle giaciglio delle tenere compagne quietasti l'amoroso desiderio. Non vera colle, né sacro recinto, né pura fonte, dove non fossimo sempre anche noi. Chiaro il concetto di lesbica? Bene, passiamo a una filosofa, Edith Stein, filosofa, santa, patrona d'Europa, di Raffaella Pozzi, è una consacrata, per visibilia ad invisibilia. Percorsi di ontologia in Edith Stein. Vedete questo bel volumone compatto che ci viene dalle edizioni dei Carmelitani Scalzi e non a caso, perché Edith Stein è stata una carmelitana scalza e anche l'autrice lo è. Perché ontologia? Percorsi di ontologia per Eiden Stein che passa per fenomenologa, è una fenomenologa, cioè quel movimento di pensiero che vede l'oggetto in riferimento a un soggetto che lo percepisce. Quindi in questo rapporto di empatia, non un oggetto astratto, distaccato come nella filosofia classica aristotelico-otomista, ma un oggetto che io guardo, che mi parla, con il quale si intreccia una relazione. Allora, a mano a mano, i riferimenti naturalmente agli inizi, a Husserl, di cui la Stein è stata alunna, Husserl definisce per la prima volta la sua fenomenologia un idealismo trascendentale. La fenomenologia è idealismo solo nel senso di un'auto-esplicazione del mio ego come soggetto di ogni possibile conoscere e andando avanti per approfondire il concetto, l'idealismo fenomenologico non nega affatto l'esistenza reale del mondo. Il suo unico compito e la sua unica funzione consiste nel chiarire il senso. Di questo mondo, che è realmente esistente, che il mondo esista, che si dia come un universo esistente all'interno dell'esperienza, che di continuo converge verso la concordanza, è perfettamente in dubbio. E questo spiega come, dalla fenomenologia di Husserl, abbia potuto cominciare a svilupparsi la filosofia di Heidegger, l'autore di Essere e Tempo e allora poi si fa vedere la trafila per così dire Husserl, Tommaso, Aristotele risalendo insomma e poi che cos'è il trascendente per Edith Stein questo lavoro intreccia la ricerca filosofica, le opere di Edith Stein che si è occupata anche da mistica ovviamente era carmelitana e si è occupata anche del, della spiritualità dalla mistica del Carmelo, di Teresa, di Teresa Davila, intreccia diciamo, la ricerca filosofica con la sua vicenda umana, nata ebrea, prima scettica, poi profondamente religiosa, al punto che abbraccia la religione cattolica, diventa carmelitana, va in Germania, non riesce ad ottenere la l'abilitazione all'insegnamento universitario per alcune appunto, discrepanze all'interno del mondo fenomenologico, Husserl stesso la stimava moltissimo, ma non condivide appieno gli sviluppi che la sua fenomenologia ha in Edith Stein e come sappiamo poi, credendo di poterla salvare, la mandano in Olanda, dove invece viene catturata dai nazisti che avevano nel frattempo invaso l'Olanda. E muore ad Auschwitz. Due religiose, suor Chiara Ricci, tra storia e memoria, storiografia sulla fondatrice delle Francescane Angeline, di Chiara Codazzi, che è dello stesso istituto, da Antonianum. È una figura non molto nota, vediamo le conclusioni di questo profilo biografico, che dà conto anche delle, delle difficoltà, insomma, Chiara Ricci è stata anche praticamente estromessa quasi una damnatio memoria. Questo volume vuole ridare valore a questa figura, questa fondatrice, perché dice: C'è cioè, una memoria narrata, una memoria conservata c'è questo oblio questa messa da parte questa manipolazione addirittura delle fonti e poi finalmente adesso si arriva a superare questa paralisi della memoria condivisa poi naturalmente la bibliografia dove si ricorda anche sia gli scritti lasciati da madre Chiara Ricci sia gli studi a lei dedicate qual è stato il contesto ecclesiale di questi anni che, ripetiamo, sono state abbastanza turbolenti e che adesso vogliono trovare una, una composizione. Siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, poi appunto la Prima Guerra Mondiale e oggi si torna a parlare di questa fondatrice. Da noi si parla molto di Luisa Picarreta, di Corato. L'immagine è emblematica, ha passato lunghissimi anni a letto, ha vissuto proprio a livello fisico la, intensamente la passione del Signore. Ha lasciato molti scritti con visioni, con locuzioni. Maria Rosaria del Genio ci dà questo profilo, Il sole della mia volontà, dalla Libreria Editrice Vaticana. Gli scritti della Picarreta. Sono ancora allo studio perché bisogna fare un'edizione critica. Qui abbiamo immagini di questa di quest anima mistica, i luoghi in cui ha vissuto e appunto quali sono le vicende che sono ancora subiudice. E veniamo a due volumi che completano un po' questo quadro iniziale. Da chiare lettere in fuga dal senato di Franca Rame. Franca Rame, la moglie di Dario Fo, compagna di teatro, di scritture, ha voluto fare anche questa esperienza, ma è durata solo un paio d'anni perché, come racconta in questo vivacissimo diario, va a scontrarsi con. Eh, Stavamo per dire la nullità di molti suoi colleghi e dire nullità non è il peggio perché ci sono inquisiti, condannati, ladri, truffatori, lo dicono tutti e lo dice anche Franca Rame. Poi le spese pazze, le spese inutili, i giochi di partito, i pianisti, eccetera. Insomma, se. Si ha ancora un briciolo di fiducia nella politica, mentre invece da Armando di Stefania Spotorno dalla cintura di Castità al Tanga Storie di donne. È una storia molto lunga che fa parte della nostra storia, il titolo è molto chiaro: in due parole: molte banalità, molti luoghi comuni. Le citazioni di autori di opere straniere regolarmente sbagliate, ma insomma chi vuole conoscere un po' l'altra metà dell'universo può dare un'occhiata a questo volume. Veniamo a due deliziosi quaderni che dedichiamo ancora ai più giovani, da Messaggero di Padova, di Magalie Bourreau, Chiara al Santo la Basilica di Sant'Antonio raccontata ai bambini con illustrazione di Erika Cunia e vedete in copertina la Basilica del Santo, Chiara questa bambina va con la nonna a visitare la Basilica e quindi ci viene descritta la Basilica, le cappelle, i santi raffigurati, la storia di Sant'Antonio, poi il chiostro e Naturalmente abbiamo un prospetto di date importanti, la piantina della basilica, una caccia al tesoro, insomma un bel modo di accostarsi a Sant'Antonio. Mentre dalla meridiana di Molfetta, di Franca Cicirelli, una fiaba di educazione alimentare, Camilla e il pirata Caravaggio. E come dice chiaramente il sopra titolo, una fiaba d'educazione alimentare è un viaggio che dà il pretesto per presentare non soltanto delle ricette, ma anche dei quadri famosi in cui questi alimenti vengono rappresentati, raffigurati. vedete la lattaia di Vermeer e poi il manciatore di fagioli. Abbiamo qui di Carracci e tutta una serie di capolavori che vengono presentati e sono un pretesto di illustrare le qualità di questi, di questi cibi. Poi alla fine ci sono anche delle note storico-critiche, insomma due quaderni veramente divertenti che parlano di bambine e di donne e si rivolgono ai bambini. E passiamo a un volume che parla di vita e spiritualità delle chiese ortodosse orientali, delle tradizioni Siria, Carmena, Copta ed Etiopica da San Paolo di Christine Chaillot. Le chiese ortodosse orientali, a differenza della chiesa ortodossa bizantina e a differenza delle chiese ortodosse Unite a Roma sono appunto queste di tradizione siria, carmena, copta o egiziana ed etiopica che nascono dopo il concilio di 451, del 451 di Calcedonia. A Calcedonia si parlò delle due nature di Cristo, divina e umana, unite nell'unica persona. Il termine greco natura è fusis nacque subito un equivoco, perché alcuni intendevano, ma già San Cirillo intendeva fusis, natura, come persona. E quindi quando sono definite due nature, non è stato accettato da tutti, proprio perché c'era questo equivoco di base. E sono queste chiese che abbiamo nominate e qui vengono descritte nella loro storia, nella loro spiritualità. Nelle loro peculiarità. Naturalmente, per fortuna, sia pure con molto ritardo, si è avviato un dialogo ecumenico per chiarire questo tragico equivoco che ha portato alla divisione e inevitabilmente anche a sviluppi che hanno portato sempre più lontano queste tradizioni. Pensiamo, per esempio, una fra tutte, la Chiesa ortodossa orientale armena. Che è stata la prima ad accettare a livello ufficiale il cristianesimo già prima dell'editto di Costantino e che in seguito a questa vicenda, appunto, si è separata da Roma. E veniamo a due volumi. Uno parla di Fiabe, l'ora blu delle Fiabe, nel ghetto di Theresienstadt. E quindi capiamo subito. Theresienstadt. Era una sezione di Auschwitz dedicata a internare i bambini e il Serlinger Weber, che era già molto nota, era nata in Moravia, ma si era già trasferita a Berlino perché praticava, leggeva, scriveva in tedesco e faceva delle trasmissioni alla radio. Poiché era ebrea, fu internata anche lei a Theresienstadt, dove, come ci racconta la figlia, continuava a inventare, a raccontare delle favole per i bambini internati, per calmarli, per dare loro qualche momento di sollievo. E tutto il volume, tutte le fiabe sono illustrate con delle tavole che hanno realizzato degli studenti di una scuola guidate dalla loro insegnante, che qui viene ricordata, il loro insegnante, Maurizio Bravetti. Da Erickson invece viene parlare di sesso con i propri figli, renderli consapevoli per proteggerli di Amber Madison. Abbiamo detto che parliamo soprattutto di donne, ma anche di uomini. Ed è il caso di questo volumetto educativo pedagogico dove inevitabilmente le questioni vengono affrontate e le soluzioni vengono date in base alle convenzioni dei genitori, inevitabili. Genitori per esempio che non trovano difficoltà in esperienze sessuali prematrimoniali le ritengono tali anche per i figli e via di questo passo, quindi un volume da leggere con questa discrezione. Dire romanzo storico sarebbe troppo per questi amanti di Bisanzio, di Mica Valtari, da Iperborea, perché è una ricostruzione molto fantasiosa dell'ultimo periodo di... Di Costantinopoli, il Bisanzio che sta per cadere in mano ai turchi. e C'è una, una storia d'amore: appunto. Questi amanti di Bisanzio viene coinvolto il pretendente al trono, e, ma appunto poi c'è la conquista da parte dei, degli ottomani, il, gli eccidi, le morti, eccetera. E tutto il volume. Insieme a questa storia contiene anche delle composizioni poetiche. Mi mandarono in viaggio, ma non trovai né il mondo né la fede. Che altro fu il mio ritorno se non incomprensione e amarezza? Chi regge da preghiere rivolta a Oriente non perde niente della sua devozione. Ma io vi ho visto un animale terrestre in preda alla paura della morte. Il rombo del tuono gli dava terrore. Il lampo del fulmine gli sconvolgeva la mente, perciò tu, uccello, abbi fede in me. Non mi temere, gazzella, non ti farò del male, poiché fra te e me non vedo la benché minima differenza. E veniamo, avviandoci alla conclusione, a un volume veramente speciale, veramente molto ricco. Già dalla copertina di questa pubblicazione della Rubettino. Vedete, medioevo romanzo e orientale, forme del tempo e del cronotopo nelle letterature romanzi orientali. Un volume ricchissimo, bellissimo, si incentra in realtà attorno alle opere, alle ricerche di Bakhtin il semiologo sovietico che ha studiato queste forme, il cronotopo e il collegamento tra spazio e tempo, cronotopo e forma del tempo crono, ma come si intreccia con lo spazio e viceversa. E allora abbiamo intanto... Due contributi che sono illustrati e che quindi possono aiutarci anche a dare un'idea della ricchezza di questo bel volume. Narrazione e immagine nell'Alexandreia. Il romanzo di Alessandro Bisantino viene tradotto in russo e viene arricchito con queste figure che vi stiamo mostrando e che danno un'idea di questa forma del tempo, di questo cronotopo, quindi le avventure, le battaglie, le guerre, la, la presentazione dell'eroe, come l'autore, in questo caso anonimo, intreccia la sua visione con la figura dell'eroe. E veniamo al secondo contributo illustrato per continuare sullo stesso più didascalico ecco qui abbiamo queste immagini il corpo luogo di transizione tra bene e male e ancora continuando queste presentazioni di immagini sono le canticas de santa maria di Alfonso il Savio, che è il corpo, luogo di transizione tra bene e male, nelle cantiche a Santa Maria d'Alfonso X. E allora, sono miracoli che la Vergine opera: normalmente si tratta di un peccatore che ha compiuto del male, che ha bestemmiato, che si rivolge alla Vergine quando viene punito. Si converte e quindi viene salvato. E in alcuni casi fa anche una scelta religiosa, una vita monastica, una vita eremitica, ma anche tutti gli altri contributi meritano di essere citati per vedere la ricchezza veramente di questo bel volume di più di 600 pagine. E allora il cantare del mio Sid, perché Bakhtin passa poi da una prima idea del romanzo come forma comunicativa precipua del nostro tempo e arretrando risale fino al medioevo al rinascimento quindi allarga la visione il cantare del mio Sid poi c'è appunto un contributo sul cronotopo nell'opera di Bacti il tempo e nel medioevo il libro di Alessandro di cui abbiamo parlato e l'Alexandreia poi il romanzo della Volpe, il romanzo della Rosa, Biancofiore, il romanzo di Fanuele, il Diageni Sacriti, se siamo in ambiente bizantino, la Chanson de Roland, Alessandro e Belisari, il Jeu d'Adam. siamo nel Medioevo. Poi ancora una, le cantiche di Santa Maria di cui abbiamo detto, è divertentissimo un... Raccolta di luoghi comuni sulla misoginia con cui concludiamo la presentazione di questo volume ricchissimo. Ripetiamo: Cronotopi della misoginia, la rappresentazione femminile nel componimento greco, la lode delle donne. E si può immaginare la lode delle donne in chiave satirica ed è la cura dei vestiti. Ed è anche tutte le arti della seduzione, come le donne si vestono, come le donne cercano di sedurre, l'importanza del guardare dalla finestra, dal rimanere sulla soglia, eccetera. Abbiamo tutte le citazioni in greco e in italiano, non abbiamo il tempo di leggere, ma come sempre affidiamo alla vostra lettura. Dunque, forme del tempo e del cronotopo nelle letterature nel romanze orientali da Rubettino, gli amanti di Bisanzio, di Mica Valtari da Iperboria, di Amber Madison parlare di sesso con i propri figli da Ericsson, di Ilse Erlinger Weber che scriveva già fiabe per bambini e continuo nel ghetto di Theresienstadt dove trova la morte, la figlia sopravvissuta che lei aveva mandato da un'amica in Svezia, si è salvata, ha pubblicato questa ora Blu delle Fiabe, da San Paolo di Cristina Chaillot, Vita e Spiritualità delle Chiese Ortodosse Orientali, delle Tradizioni Siria, Carmena, Copta ed, etio, ed Etiopica, due quaderni simpatici per i più giovani, di Franca Cicirelli, Camilla e il Pirata Caravaggio da La Meridiana di Molfetta e Chiara Al Santo di... Magali Bureau con illustrazioni di Erika Cuni e dal Messaggero. Una prima ricca e varia sezione: dalla cintura di Cassità al tanga, storie di donne da Armando, in fuga dal senato di Franca Rame da Chiare Lettere, per visibilia ed invisibilia, percorsi di ontologia di Edith Stein, Santa Giovanna della Croce, e dalle edizioni carmelitane scalze. Dalla libreria editrice Vaticana Il Sole della mia volontà, Luisa Piccarreta, di Maria Rosaria Del Genio, di Chiara Codazzi, Suor Chiara Ricci tra Storia e Memoria, Storiografia sulla fondatrice delle Francescane Angelini e da Antoniano, eravamo partiti da questo bellissimo volumetto I Giardini di Saffo, Profumi a Roma nella Grecia Antica, e quindi uno sguardo a tutta la filosofia, a tutta la poesia e poi. Abbiamo letto una composizione lesbica di Saffo. E concludiamo in bellezza, come amiamo dire, ma è la verità. Intanto, da Barbieri di Manduria, Santini e Similia, che abbiamo presentato per molti anni, poi c'è stata una lunga pausa non dipendente da noi, ed eccoci di nuovo a Santini e Similia. Questo è l'ultimo numero ottobre-dicembre dell'anno appena scorso e vedete ogni volta c'è un tema particolare <coughs> svolto poi tante rubriche con spiegazioni ci sono anche degli inserti di carattere enogastronomico come in questo caso oppure Indicazioni pratiche per corrispondere con altri collezionisti, scambiare le immagini, oppure vedete questo inserto festeggiamo insieme l'evento perché Santina e Similia compie vent'anni e quindi dà delle, fa delle particolari offerte. Poi vedete ancora delle inserzioni di carattere pratico e altre rubriche con contributi degli stessi lettori e finalmente. Avevamo però annotato qualcosa, una rubrica nuova, Quattro Santi in Padella, anziché Quattro Salti in Padella. Ma veniamo a un calendario e diranno alcuni che c'entra un calendario. E eh no, perché questo è un calendario specialissimo. Viene dalla casa di Matriona, edizioni di Russia Cristiana, la Catalogna e Bisanzio dal romanico al gotico spazio e tempo sono chiaramente definiti e allora ci contentiamo di girare le pagine vedete le illustrazioni a colori vedete le note storico critiche a sinistra ed è un calendario veramente speciale ogni mese ha due tavole, il che permette un catalogo particolarmente ricco. Chi poi ama la storia della cultura, la storia dell'arte e legge a mano a mano, almeno ha il tempo di due settimane, il tempo che dura la tavola illustrata a destra, si legge le note storiche a sinistra oltre che il piacere degli occhi, sarà anche un arricchimento dell'anima ed è anche un modo bellissimo, crediamo, ne siamo sicuri, di concludere queste figure di donne con un calendario dedicato interamente alla Madre di Dio, alla Vergine Maria. Grazie, arrivederci.